Il cuore oltre l'ostacolo, grinta e pertinacia contro una situazione di difficoltà, vincere anche quando non sei al meglio. Non sta attraversando un gran momento la Dietech Trentino, curioso considerato che si viene dalla prima vera pausa della stagione, quella in cui, teoricamente, si poteva finalmente iniziare ad allenarsi. Magari ha solo un problema di carichi di lavoro da smaltire, chissà, ma dopo il sofferto 3-2 contro Molfetta arriva un altro successo col fiatone, al tie-break con la non irresistibile Tonazzo Padova. Tanta determinazione ma poca lucidità. Primo set maratona, Trento Sciupa, vincono i patavini 30-28. Secondo set ancora i vantaggi, stavolta giallo-blu però, 27-25, uno pari. Pensi che la partita si sia indirizzata? Invece no, ancora Padova, 25-22, Trento fiuta l'odore della paura. Stoichev butta dentro Bratoyev al posto di Giannelli. Il bulgaro abbina, al solito micidiale servizio, anche una buona lucidità in distribuzione. La Dietech pareggia i conti, 25-19, va a conquistare anche il tie-break e la vittoria, 15-9, portando a casa due punti preziosissimi per come si era messa la partita. Ma i dubbi sul momento attuale restano, viste anche le condizioni precarie di alcuni effettivi, lanza su tutti e la poca verve di altri, Van de Verde ancora in difficoltà. Ma su tante note sbiadite un punto fermo, Mitar Mitradjuric, 30 punti col 57%. Avere una certezza, anche una sola, di questi tempi è davvero priceless, senza prezzo.